Riprendiamo la linea qui dall'Aria Stile a Royal Hotel e abbiamo Fred De Palma che ci ha raggiunto. Ciao, come stai? Ma io bene, ma spero che anche tu stia bene a questo punto. Sì, ho suonato da poco. Diciamo che in effetti hai fatto una grande esibizione, il tuo brano, questo brano molto up tempo direi, quindi un po' in linea anche con quello che sono le canzoni di questo festival, sta sicuramente spopolando già in radio. Come è stata questa, insomma, esibizione? Ma guarda, ti dico la verità, per essere stata la prima volta proprio che arrivo sull'Ariston non mi aspettavo questo impatto proprio così forte, perché comunque sai, uno dice hai fatto mille concerti, mille... Certo. Invece è quasi come ripartire da zero, comunque salire su quel palco, quindi è stata comunque un'emozione molto forte e mi sono divertito. Assolutamente, importante, insomma, è trasparito anche. Importante divertirsi. Sì, assolutamente, partecipare direi a questo punto, magari vincere anche vincere. L'amicizia. Magari anche vincere direi a questo punto, speriamo. E per quanto riguarda insomma il tuo brano, parla di un amore travagliato, ma c'è qualcosa di personale in questo brano? Sì, guarda, come ho detto anche in altre occasioni, il brano ha due chiavi di lettura, che sia riferito appunto a una figura femminile che poi in realtà e sarebbe la mia coscienza, quindi in realtà certo. Il brano parla, è come se fosse un dialogo con me stesso e con la mia coscienza, a cui ho dato comunque un volto femminile. Ok, perfetto. Duetto sempre up tempo direi a questo punto, molto dance con ovviamente gli FL65, il caro Jeffrey J, che è siciliano, noi siamo ovviamente a Catania, quindi siracusano. Sei di Catania? Siamo di Catania, assolutamente sì, e ovviamente anche Maurizio Lobina, che in realtà sta dall'altra parte dell'Italia, ovvero a Torino. Comunque un duo sicuramente molto importante per la musica dance italiana e non solo, internazionale soprattutto. Direi che è una bella emozione a questo punto anche collaborare con loro. Ma sì, assolutamente, guarda, per me è un onore, io li ho voluti sul palco con me perché appunto rappresentano, a parte che è molto coerente insomma col pezzo che ho portato, ma poi comunque rappresentano anche la mia adolescenza, nel senso che è stato il primo gruppo in assoluto di cui sono stato fan, quindi perfetto, fighissimo. Alla grande insomma. Perfetto, grazie a Fred De Palma e in bocca al lupo per tutto il resto del cammino sanremese. Che è ancora lungo. Che è ancora lungo in effetti, ancora qualche giorno ci vuole. Okay. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao. Ciao.